I timori legati all'inflazione riecheggiano su tutti i mercati finanziari. Riempiono pagine e pagine di riviste finanziarie, giornali finanziari e di economia. Se ne stanno convincendo anche loro, non siamo più da soli a parlarne all'interno di questo canale. Abbiamo vissuto un periodo, lo stiamo ancora vivendo, non sappiamo quando finirà, con uno stimolo fiscale e monetario incredibile. Senza precedenti sono stati stampati così tanti di quei soldi che io capisco, e molti di voi che mi ascoltano da quella parte dicono: sì, ma sono stati stampati, Francesco, dove sono questi soldi? Ah, questi soldi sono stati stampati, ragazzi, sono stati stampati. Se solo pensate al super bonus immobiliare sulle ristrutturazioni, ai tassi di interesse bassissimi, le persone vanno a prendere mutui finanziamenti a un tasso di interesse quasi ridicoli. Quelli sono stimoli monetari. Okay. Se pensiamo ai rimborsi a fondo perduto, qualcuno di voi mi dirà: sono pochi. Sì, sono d'accordo con voi che sono pochi, però stiamo parlando che sono sempre stimoli monetari e stimoli fiscali, perché in questo periodo sono state anche sospese tante rate, moratorie, tasse. Detto ciò, abbiamo vissuto un periodo in cui uno stimolo fiscale e monetario così incredibile non c'è mai stato. È stato necessario per contenere gli effetti di questa crisi economica e sanitaria, e questo ha aumentato di gran lunga il prezzo delle cose. Legname più 265% in un anno, mais più 84%, rame più 83%, zucchero più 59%, grano più 19%, caffè più 13%, bitcoin, vabbè, questo ve lo potevo evitare, comunque più 600%. Andiamo a vedere questa pagina, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti. Vedete? Ci ha comunicato che c'è un aumento dei prezzi delle materie prime, elettricità, di più 3,8% e del gas del più 3,9%. Ma attenzione, c'è di più. Se noi entriamo nel sito dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, vediamo che questo è il comunicato stampa emesso nel mese di marzo, che si stima che l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua. C'è stata un'accelerazione per i beni energetici non regolamentati, che sono passati da un meno 3,6 a un più 1,7, e aumentato anche quelli relativi ai trasporti, che sono passati dall'1% al più 2,2%. Possiamo concludere, secondo quelli che sono i dati dell'Istat, che si prevede che nel secondo semestre del 2021 l'inflazione toccherà il livello del più 3%. Sparati tutti questi numeri, possiamo respirare un attimino e ragionare. Ora, dal mio punto di vista, molto dipenderà dagli accadimenti dei prossimi mesi. Ci sarà effettivamente un ritorno alla normalità dopo l'estate? Perché ok che quest'estate, spero, ci auguriamo tutti di prendere una pausa da tutta questa situazione, ma nell'autunno, nell'inverno, ritorneremo in questa situazione? Cioè, capite che questo è un punto interrogativo grande come una casa, a cui bisogna rispondere per poter avere delle certezze su come affrontare il futuro. È fondamentale dare una risposta a queste domande, no? Cioè, l'economia ritornerà ad aprirsi? Miglioreranno le condizioni commerciali globali? Parlo di scambi. A livello globale, non solo interno, anche interno, ma anche a livello globale. Io ho i miei dubbi, ve lo dico molto sinceramente. Non si tratta di essere pessimista, si tratta di essere realista, si tratta di ascoltare le informazioni, non credere che è l'ultima volta che vi chiudiamo, è l'ultimo lockdown, l'ultimo sacrificio, quando in realtà gli scienziati, i virologi, che ormai sono diventati le vere star delle telefinzioni italiane, ci continuano a dire: attenzione alle varianti, attenzione alla quarta ondata, poi sarà la quinta, la sesta. Quindi io dubito, ok, che la situazione d'autunno-inverno migliorerà. I vaccini stanno già creando delle problematiche adesso a livello di effetti, no? Perché sono stati fatti in una maniera molto veloce, perché qui, perché lì, non voglio entrare nel merito, ma reagiranno positivamente? Contrastare l'eventuale variante? Cioè, non lo so, ragazzi, ci sono dei tanti punti interrogativi a cui bisognerà dare una risposta, è evidente. Ora, come coprirsi dall'evidente freddo che sta per arrivare, che arriverà soprattutto nell'autunno, nel secondo semestre del 2021, no? Autunno-inverno del 2021. Notoriamente si sa che il prezzo delle materie prime e dell'oro aumentano. Questo è quello che è sempre accaduto nei periodi inflazionistici. Cioè, il prezzo dell'oro è aumentato. Quando vi parlo di oro, ovviamente questa è la mia opinione, eh? Ok, ragazzi, ognuno di voi deve fare poi le sue valutazioni. Magari qualcuno di voi crede che questo sia il momento migliore per mettere i soldi
soldi nel mattone. Dubito, non lo so, però io sto parlando di bene rifugio, a parte le battute, va bene. E loro, inteso non come carta, perché io la carta no, ETF, investimenti in borsa, no, cioè poi non sono contrario, io però sono un po' alla vecchia, devo detenere il possesso per me è fondamentale. Okay. Anche quando parliamo di criptovaluta all'interno di questo canale, il Bitcoin io lo possiedo, cioè possiedo le mie chiavi pubbliche e private, è mio, è qualcosa che è mia, non è di un intermediario, ok? Non so cosa ci sia dietro, eccetera, eccetera. Ci voglio mettere qualcosa nel Bitcoin, ci rischio, non rischio, questo è da valutare, ognuno fa le sue valutazioni, ma perlomeno me lo tengo io. E per loro vale la stessa cosa, l'oro fisico di investimento, quindi parlo di placchette, eccetera, eccetera, per chi di voi fosse interessato può scrivere una mail a info chiocciola sviluppo soluzioni.srl.it. Storicamente l'oro fisico da investimento, che può essere attivato da aziende anche, da mettere a bilancio all'interno di un'azienda e da famiglie, è il miglior strumento per storicamente proteggersi da periodi di inflazione. Secondo me gli aspetti che dobbiamo guardare anche in questo caso sono sostanzialmente due. Dobbiamo vedere se ci sarà una bassa crescita o un'elevata crescita e cosa si prevede a livello di inflazione per il 2022, perché come cosa si prevede nel 2021? Ormai lo sappiamo. Loro dicono intorno al 3%, potremmo finire anche intorno al 4%. Questo non è un buon risultato, perché i mercati finanziari ne risentirebbero e quindi evidentemente la corsa verso un bene rifugio, un qualsiasi bene rifugio, che in questo caso all'interno di questo canale vi sto parlando di oro, è automatica. Ci sarà crescita? Perché se tutto verrà per l'ennesima volta chiuso per le varianti, per la quarta ondata, e questi continuano a pompare denaro e quindi a far schizzare su i prezzi, okay, l'inflazione continua a galoppare e non c'è crescita, beh, capite che la salita dell'oro è scontata. Dal mio punto di vista è scontata anche se ci sarà una buona crescita, perché hanno immesso nel mercato, in aziende, in famiglie, nelle banche. Banche zombie hanno anche preso miliardi e miliardi di liquidità, hanno immesso miliardi di liquidità. All'interno di questo video volevo semplicemente rappresentarti un po' di dati, perché le previsioni, il tempo delle previsioni ormai è passato, l'abbiamo fatto lo scorso anno all'interno di questo canale, l'abbiamo fatto all'inizio di quest'anno. Adesso ti ho riportato ovviamente i fatti concreti che si stanno verificando con l'aumento dei prezzi e in più volevo associarti all'aumento dei prezzi una possibile soluzione che poi comunque sei tu sempre a dover valutare.